Oh, ciao a tutti ragazzi. Da qualche giorno c'è un problema sulla moto, su questa moto. Ora l'ho coperta perché sto per fare un intervento qui. C'è un problema su questa moto che praticamente cosa succede? Succede che mentre vado mi si frena davanti. Davanti c'è doppio frenadisco davanti e mentre vado praticamente mi si frena, capita che mi si frena la moto. Perché? Perché non tornano indietro bene le pasticche, si surriscaldano e pasticche gonfiano, il disco lo stesso e si frena. Ora, il primo indiziato di tutto questo è la pompa del freno, che è questa. Questa qui, la pompa del freno, questa qui. La pompa del freno è la prima indiziata che andrò praticamente a smontare, che probabilmente dentro il pistoncino non torna bene indietro se è ossidato, che l'olio dei freni trattiene l'umidità, quindi è soggetta, l'umidità poi sale in alto e va nella vaschetta dell'olio, lì c'è tutto il pistoncino, la molla, probabilmente si è ossidato quello, quindi ora andrò a smontare quello lì. Poi farò vedere, quando l'ho smontato, farò vedere com'è composta la pompa del de freno. Via giù, ora mi metto lì e devo stare attento a tenere protetta tutta la moto per bene, perché se no l'olio dei freni sulla carrozzeria fa dei danni. Ora vado a smontare la pompa del freno, questa. Qui, destra, sinistra, eccole qui, questo è il tappo della pompa dell'olio. Le pinze sono una e una due. Ho scaricato l'olio e questo è tutti i depositi dell'olio dei freni. Anni, anni, anni. Ogni 2 anni andrebbe cambiato per la regola. Io la moto a 17 anni, mi sa che un uomo ha cambiato l'olio dei freni a questa moto. Ahimè, è stata una mia pecca. E questo è quello che ci rimane. È quello che poi, ci si trova dentro poi. Ecco qui. Tutto questo deposito, eh. Tutto questo deposito qui che ci si trova. Che ci si trova dentro, no? Ecco qui, tutto questo deposito che fa l'olio dei freni. Ora smonto la pompa. Vado a smontare la pompa. Una volta che l'ho smontata, poi vi faccio vedere. A questo punto abbiamo smontato tutto. Abbiamo smontato tutto. Oh. Già che ci sono, do una bella grattata perché l'olio dei freni, la vaschetta dell'olio dei freni era un pochino rovinata la tinta. La vernice era un po' rovinata, si era un po' come si vede qui, come si può vedere qui. Come si può vedere qui, la vernice chiaramente con l'olio dei freni, un po' di trasudazione, si era rovinata. Quindi ora gli do una bella grattata. Questo niente, questo nulla, questo è tutto quello che c'è dentro la pompa del freno. Ecco, questo è il picciolino che viene schiacciato dalla leva, che va qui praticamente. Questo praticamente, questa è la leva, questo è qui e questo schiaccia, quando si tira la leva schiaccia la pompa comprime l'olio che va a chiudere le pinze e le sue pasticche, eccole qui. E questo è il pistoncino della pompa del freno, questa è la molla, eccola qui, la molla. La molla qui. Mi devo comprare un cavalletto, qualcosa per il telefono. Questo è la pompa. Questo è il pistoncino che praticamente va lì dentro, va qui dentro il foro, pistoncino, e poi soprattutto ci va questo, soprattutto ci va questo che lavora con la leva del freno. Ho già comprato tutto perché dopo tanti anni questo
va sotto misura con l'usura dell'olio dei freni, va sotto misura magari di pochi decimi, ma va sotto misura. Allora ho già comprato il kit nuovo. Kit di... eccolo qui. Eccolo qui, tutto nuovo. Ho comprato il kit nuovo. Ecco il pistoncino nuovo. Questi sono i suoi o-ring, le sue guarnizioni. Il pirolino nuovo, tutto nuovo. Questo è il parapolvere paraolio nuovo. La molla nuova. Pasticche nuove, eccole qui. Quando ho finito il tutto monterò le pasticche nuove, l'olio nuovo. Si mette tutto nuovo. E ora vado a continuare a grattare e riverniccio tutta la vaschetta dell'olio. Continuo a grattare con la carta la vaschetta dell'olio. Vi ho fatto vedere pinze, vi ho fatto vedere pezzi nuovi. I pezzi nuovi, vabbè, che sono tre cazzate qui. Il pistoncino della pompa del freno e tutto quello che ci va e che ci vuole nuovo, nuovo. Pasticche freno. La parte più pallosa sarà fare lo spurgo dei freni, fare lo spurgo dell'olio, dell'aria dall'olio. Che è quello poi quando poi ci arriveremo. E ve lo mostrerò anche quello, eh. Ora ragazzi, continuo a grattare. Gratta gratta con la carta vetrata per ringiovanire questa vaschetta dell'olio dei freni, del freno del doppio disco davanti, doppio freno del disco davanti. Ora poi andando avanti, sperando di non spaccare niente, vi faccio vedere ancora roba, eh? Intanto gratto. Si è dato una bella grattugiata. Ora ci si dà il primer, l'aggrappante per l'alluminio. Con l'areografo, questo è l'areografo. Che ci faccio anche disegni, faccio i disegni che si vedono su caschi, su cofani, sulle gabine, con questo si fanno disegni. Con questa pennina qui si fa disegni. Ed ho l'ancorante per l'alluminio, l'ancoraggio per l'alluminio sulla vaschetta. L'ho fatta ammattire perché la pistolina, la pennina, è tanto che non la usavo. Come? E quindi niente, ho dovuto fare a modino qui. Questa è la vaschetta. Ora li si dà qui al coperchio.
quando si fa queste cose ci si sporca. Quando si fa questi lavori ci si sporca tutti. Ci si sporca le mani. Ora aspetto un po', poi gliene do un'altra passata. Un'altra passata. Ne ho fatto anche troppo, vedi? Sì, adesso qui non vengo. Finisco qui. E questo è l'aerografo. Questo, ragazzi, è l'aerografo. O aeropenna, come si può chiamare, aeropenna, aerografo, l'aerografo, dai. Questo è l'aerografo. Questo è quello strumentino che si usa anche per fare i disegni sui caschi, sulle moto. Io ho fatto qualche cofano, poi vi farò vedere un giorno anche questa tecnica. Questa è l'aeropenna o aerografo. Ora li do un'altra passata. Vedete? Vedete, ce ne do passate sovrapposte abbondanti, perché poi gli darò una carteggiata leggera prima di darci il nero. Direi che potrebbe anche bastare. Direi che potrebbe anche bastare. Un'altra passata a tappo. Ecco qua, ci siamo. Ci siamo. Ora li mettiamo ad asciugare per bene. Mettiamo ad asciugare per bene. Ovviamente è quasi finito. Ora li mettiamo, una volta asciutti per bene, ci passo il nero. Cambiamo gli occhiali, perché questi non sono adatti. Cambiamoci gli occhiali. Oh, ora sì,
Gli occhiali, vedi, da poco. Quelli si prendono sugli scaffali. Ora, quando poi sarà tutto asciutto, ci una carteggiatina con la 1200, carta 1200 e poi ci do il nero. Ora devo pulire l'areografo, perché questo è uno strumento che una volta usato ci vuole un po' per pulirlo per bene e metterlo via, perché sono abbastanza strumenti apparecchiature di precisione. Quindi ora mi metto lì, pulisco l'areografo e poi vi faccio vedere avanti come procedo. Le pinze sono rimontate, eh? Pinze rimontate, pasticche, freni cambiate, nuove. Ora rimetto il coperchio alla vaschetta dell'olio. Coperchio alla vaschetta dell'olio. Via. Via giù. Uno e due. Coperchio, vaschetta dell'olio. Metto il coperchio alla vaschetta dell'olio. Mi sono attrezzato, ragazzi, c'ho tre piedi, c'ho tre piedi. Mi sono attrezzato, eh. Così ora si sa dove mettere il telefono. Oh, via. Diciamo che questo va così. Diciamo che questo va così. Coperchio e la vaschetta dell'olio dei freni. A posto, ragazzi, perfetto. Perfetto, direi. I freni funzionano. Lo spurgo dell'aria nell'olio ho fatto. Tutto a posto, alla perfezione. Al prossimo lavoro. E comunque i rischi in corso d'opera, diciamo, ci sono sempre, eh? E me ne è successo anche ora. Quindi attenzione a fare da sé, perché si può fare danni.